La Dama di Picche, opera di Čajkovskij, è basata su un racconto di Aleksandr Puškin, il massimo poeta e prosatore della prima metà dell'Ottocento russo. Il racconto è molto breve ed ha al centro un solo episodio. Una vecchia contessa conosce il segreto di tre carte che vincono sempre. Un ascoltatore del racconto che viene fatto sulla vecchia che sa queste tre carte decide di strapparle questo segreto e riesce avventurosamente a penetrare fino alla sua camera da letto e la minaccia con una pistola perché le confessi, le riveli le tre carte. Durante questo colloquio la vecchia muore d'infarto e il protagonista rimane senza il segreto delle tre carte. Rientrato, il protagonista è un ufficiale nella sua caserma, gli appare il fantasma della contessa, la quale gli dà le tre carte, ma lo obbliga a sposare la propria pupilla che è nella casa della contessa. In realtà il protagonista gioca le tre carte, ma non vuole sposare la pupilla. L'ultima delle tre carte, dunque già con l'intenzione di non eseguire la volontà della vecchia, non vince più, perché non è il lasso come la vecchia gli aveva detto, ma è una donna di picche. Bene, Čajkovskij accetta di scrivere musica su questo racconto, ma trasforma completamente il racconto puškiniano, e cioè il protagonista è innamorato pazzo della pupilla della vecchia contessa. Riesce a ottenere da lei un appuntamento, ma nel contempo viene a sapere del segreto delle tre carte. Quindi, accanto al tema dell'amore folle per questa non più pupilla ma nipote della vecchia, si unisce il problema, il tema, diciamo, delle tre carte. Il protagonista riesce ad entrare, come nel racconto, nella camera della vecchia. La vecchia muore e la fanciulla che gli aveva dato l'accesso alla vecchia contessa capisce che non è venuto per amore suo, ma è venuto per il desiderio di sapere il segreto della contessa. E qui Čajkovskij svolge un tema dell'amore, della passione, che assolutamente non c'è in Puškin. E Čajkovskij introduce addirittura altri personaggi, per esempio il fidanzato della fanciulla che viene respinto perché la fanciulla si innamora del protagonista, e dunque diciamo che il tema puškiniano viene sconvolto dall'interpretazione di Čajkovskij, perché il tema di una passione folle, di un desiderio del protagonista per questa fanciulla, prende a un certo punto il sopravvento. Ma naturalmente resta il problema delle tre carte, e cioè il protagonista, German si chiama, a un certo punto incontra la fanciulla e dice: sì, io ti amo, ma voglio prima andare a giocare queste tre carte, diventerò ricco e con te fuggirò e saremo felici. In realtà il protagonista va a giocare perché vuole fondamentalmente diventare ricco, dimentica la fanciulla, e in effetti l'opera si conclude con un doppio suicidio, perché la fanciulla capisce che German è andato a giocare perché vuole fondamentalmente arricchirsi e si butta nella Neva, nel fiume di Pietroburgo. Il protagonista, quando si accorge che ha perso, perché la vecchia capisce che lui non sposerà la sua pupilla o nipote, eccetera, a sua volta si uccide. Quindi diciamo che Čajkovskij, rispetto al racconto di Puškin, introduce un tema dell'amore che non c'è in Puškin, cioè tra i due protagonisti, Lisa e German, e il tema della morte,
che non c'è in Pushkin, perché in Pushkin il protagonista impazzisce e la fanciulla sposa tranquillamente un signore e vissero felici e contenti ed ebbero tanti bambini. Quindi ecco che in sostanza la scelta di Čajkovskij è una scelta di passione, di disperazione e di morte, laddove invece in Pushkin c'è un racconto molto freddo e asciutto in cui il protagonista gioca le tre carte, disobbedisce alla richiesta della vecchia di sposare la sua nipote e impazzisce. E noi lo troviamo alla fine in un ospedale psichiatrico che mormora le tre carte che la vecchia gli ha dato e che non lo hanno fatto vincere.